Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo partecipanti delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che di cui affidata, l'alba pietà celeste ama. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace, ama. Aspettate, cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Preghiamo perché la comunità internazionale si impegni concretamente nell'abolizione della tortura, garantendo un sostegno alle vittime e ai loro familiari. Preghiamo affinché l'assistenza sanitaria sia segno di promozione della dignità umana e il sistema sanitario pubblico sia qualificato ed efficiente, rispettoso e attento alle esigenze anche dei più poveri. Cuore sacro di Gesù, sorgente e rifugio per ogni tuo ministero, accompagna passo passo i sacerdoti con la potenza della tua grazia, perché il nostro cuore sia sempre più a imitazione del cuore immacolato di Maria. Da lei possiamo imparare lo sguardo puro e luminoso. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona Gioia Santa, dona Gioia Eterna. Amen. Sentiamo nel comune della Madonna, facciamo l'inno solamente, poi facciamo tutto il sabato, il comune della Madonna. L'inno. Sì. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo Cristo, Signore, Figlio della Vergine Maria. Venite, adoriamo Cristo, Signore, Figlio della Vergine Maria. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Non dimentichiamo, alleluia. Ti siamo.
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitassi sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sia a noi meridiana pace di caritate, e giuso intre mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vale, che qual vuol grazia a te non ricorre, tua disanzia vuol volar sanzare. La tua benignità non busso occorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandante corre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saluna, quantunque in creatura e di bontà. Andiamo a sabato. Salmo 131. Ed è un salmo adottato da Santa Teresa del Bambino Gesù. Si è visto Padre di Augusto, ma prima di andare a ricoverarsi, ha preso una della Santa Teresa del Bambino Gesù, si è messa a pregare, Santa Teresa. Bellissimo, sì, è vero. Anche la catechesi che ha fatto prima di ricoverarsi. Sì, sì. Teresa, la piccola. Allora. 131. 131. Dovremmo essere come bambini, però svezzati, non capricciosi, cioè svezzati nel senso una maturità, come dire, di persone che avanzate in età, però nella semplicità di bambini. Se il bambino non ha bisogno di spiegazione, appena si parla della verità, subito, l'ha detto la maestra, per esempio. E lei ha detto non dobbiamo essere capricciosi neanche quattro musi. Allora possiamo iniziare Tiziana, poi le antifone e Teresa. Chi si fa chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Capite? Bisogna essere ambiziosi e nell'umiltà, in questo senso. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo. E difatti questo Gesù diceva, chi io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Servire significa perché io considero prezioso quelli che sto servendo. E quindi c'è un amore di predilezione, di attenzione. Qualsiasi cosa avete fatto uno di questi, l'avete fatto a me. Quindi c'è un'equivalenza, anche il più misero, il più scartato, una persona che non è considerata, è un po' disperata, una buona parola, un'esortazione. Abbiamo detto, abbiamo fatto a Gesù. Andiamo, continuiamo subito. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto meco e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato in me l'anima mia. Israele, attenda il Signore, ora e per sempre.
in nessuno posto, nessun porto un bambino può trovare sicurezza se non in braccio a suo padre e alla mamma. Mamma e papà. Più la mamma che il papà. No. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi si fa piccolo come un bambino sarà più grande nel regno dei cieli. In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni. Allora, cosa vuol dire questa antifona? Offro a te tutti i tuoi doni. Cosa vuol dire qui? Offro a te in sincerità e letizia di cuore, offro a te, o Signore, tutti i tuoni, i doni. Che tipo di ragionamento è questo? Il problema di fondo è riconoscere, perché qui dice in semplicità, in sincerità e gioia, mio Dio, riconosco che tutto quello che io possiedo non sono mie, ma viene da te. Sono doni da te dati. Sono doni, allora se sono i doni che mi ha dato lui, devo usarli così come lui mi ha detto di usarli. Io non posso usare i doni che lui mi ha dato contro di lui né contro di me. Sarebbe una cosa assurda usare quello che lui, l'intelligenza, i cinque sensi famosi, gli occhi, la bocca, le orecchie, eccetera, le mani, contro se stesso. Uno che va contro se stesso è una persona, come dire, inumana, è fuori dell'ordinario, è paradossale. Ecco perché un motivo hai avuto dei doni, serviti per te stesso, per crescere, ma anche a servizio degli altri. Vediamo il Salmo cosa dice, ricordati Signore di Davide. Aspettate, 132, vero? Ricordati Signore di Davide, di tutte le sue fatiche, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto. Non entrerò nella tenda in cui abito, non mi stenderò sul letto del mio riposo, non concederò sonno ai miei occhi, nel riposo alle mie palpebre, finché non avrò trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Allora, e ci fa capire che l'iniziativa deve partire da lui. Allora, ci dice come usare i tuoi desideri, non quello, io desidero fare una chiesa al Signore, un tempio al Signore. Allora, il Signore dice, ma scusami, non è questo il tempo, e lo devo dire io quando e chi lo deve fare. Allora la prima cosa, se i doni vengono da lui, deve essere lui a gestire i doni di cui lui vuole che ci si serve. Allora subito, ecco, Davide diventa un po' un fatto storico dove come il Signore agisce nella nostra storia. Ecco, insieme. Ecco, abbiamo saputo che era in errata, l'abbiamo trovata in cammino. Questo è praticamente è il tempietto o l'arca santa, è l'arca santa, e nei campi di Ia entriamo nella sua dimora, prostiamoci al scoperto dei suoi piedi. Allora entriamo nella sua dimora. Va bene, forza sorgi. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli.
per amore di Davide tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni. Quindi dice, qui a Davide dice, per amore di Davide tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Davide è un consacrato, non respingere il voto che vuole fare un tempio all'Arca Santa. Ecco per quale motivo anche Davide si considera con Nathan il profeta. Il profeta dice, quando sente che Davide ha il desiderio di fare costruire il tempio, dice ok, vai subito. Però il Signore lo richiama, dice scusatemi, che cosa devi fare? Tu che ti ho preso dal pascolo delle pecore, tu sei un pastore, io te lo dirò quando, ma non sarai tu, sarà tuo figlio. Ecco per quale motivo non dobbiamo mai precedere anche delle scelte. Mi sono innamorato di un ragazzo, di una ragazza. E allora subito, perché? Calma, preparati bene, chiedi consiglio, compondere bene le cose, perché altrimenti se ti imbai è finito per sempre. E anche quando, attenzione, può sbagliare, e quando la gente ha sbagliato nel scegliere il marito o la moglie, in tutte queste cose il Signore interviene e può aiutare. Se uno si affida al Signore, perché può sbagliare, però è meglio anticipare, meglio seguire anche il metodo preventivo per non piangerci sopra dopo. Questo è il metodo preventivo. Se senza dire non fare delle scelte, anche comprare una casa in un posto o nell'altro, sembra una cosa stupida, però è molto importante. Perché sono poi vicini di casa che è un inverno, Nel periodo di fidanzamento dovrebbe servire proprio per questo. Esatto. Vedere i pregi e i difetti di ognuno. Sì, e se è possibile sopportare. Sì, esatto. Tempo di grazia. Tempo di fiorire, tempo di grazia. Non di baroccarsi. Nel futuro. Rovinano la propria coscienza, la propria correttezza e poi. Solo così si arriva a 59 anni. 59 anni, bellissimo. Però voi siete stati sempre vicini alla Chiesa, l'Eucaristia, Santo Rosario, questo è il segreto quello lì. Andiamo? Dio ha dato al Cristo il trono di Davide, il suo regno sarà senza fine. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Ecco, attenzione, allora i doni di Dio sono irrevocabili. Ce l'hai la citazione? Sì. I doni di Dio, quando il Signore dà un dono, sono irrevocabili, perché questi doni sono i doni adatti per crescere bene, sono i talenti che sono su misura di ognuno di noi. Per questo non dobbiamo avere nessun conflitto con noi stessi. E Romani capitolo 11, versetto 29. Allora andiamo, capitolo 11, versetto 29. Andiamo a vedere. La pagina 1792. Chi l'ha preso? Capitolo
11, versetto 28. Aspetta, 28. Chi legge? Chi legge? Chi legge? Sì. Quanto al Vangelo, essi sono nemici per vostro vantaggio, ma quanto all'elezione, la mia è diversa, sono amati a causa dei padri, perché i doni, la chiamata di Dio, sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti. Irrevocabile, si è scelto gli ebrei perché sia il contesto della nascita di Gesù bambino, della Madonna, eccetera. Allora, questi doni dell'avere accolto nella nazione, nella razza ebrea, Gesù e la Madonna, questi doni sono irrevocabili. Significa che anche loro hanno il diritto, quando si convertiranno, pensate, i doni saranno moltiplicati e avranno un grande valore. Loro si salveranno, verrà il momento in cui si salveranno gli ebrei. Andiamo? Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza. Versetto 12, 132. Salmo 132. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli siederanno sul tuo trono. Quindi sì. Una discendenza, sì. Sì. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, e i suoi fedeli esulteranno di gioia. Gloria. La farò germogliare una potenza per Davide. Preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorerà la sua corona. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha dato a Cristo il trono di Davide, il suo regno sarà senza fine. Venite, ammirate le opere del Signore. Ha fatto cose stupende sulla terra. Giobbe capitolo 42 dal versetto 7 al 17. Allora Giobbe, Dio riconosce la giustizia di Giobbe e lo premia di fronte ai suoi amici. Qui c'è la promessa, cioè moltiplica per due tutto quello che ha perduto, perché la fede sua è stata grande. Quando verrà Gesù, il 100 volte di più. 100 volte. Giobbe è l'ultima parte di Giobbe. Versetto 7 al 17. Forza, via. Sì, capitolo 40. Abbiamo preso, abbiamo tutti. Mariella. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, missioni, che mia colpa, grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi, i due fratelli e sorelle, pregare per me, Signore.
Dio onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati, vi conduca alla vita eterna. Amen. Il Signore onnipotente e misericordioso conceda indulgenza, assunzione e perdono dei vostri peccati. Ecco Gesù, agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e di esorso. Sacro compito in cui Cristo è il nostro cibo, si presenta il memoriale della sua Pasqua, la mia grazia, che a noi è nato un tempo, lo conosco e la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Intanto vi avviso che il Corpus Domini domani ci sarà la celebrazione alle ore 18 dove cattedrale. In cattedrale. Aspetta, la Santa Messa celebrata, si terrà la solenne processione dalla cattedrale fino a Piazza Stazione. Il percorso seguirà il seguente itinerario: via Duomo, via Matteotti, via Bacchi Bacchi, via Atenea, piazza Aldo Moro, piazza Stazione, dove si terrà la benedizione finale. Nelle parrocchie della città non saranno celebrate le messe serali. Sandra Vitale, chi si affida a Dio affronta la vita con serenità. Io da quando seguo la lezione divina mi sento affidata a Dio e sono stata miracolata perché ho guarita ed affronto la giornata con serenità e tutto questo grazie a voi. Grazie di esistere, vi voglio bene. Agata, poi Agata Pietro Germania. Agata Pietro di Germania. Buongiorno a tutti, grazie al parroco, grazie anche a voi, tutti i fratelli e sorelle, vi lodo e vi ringrazio. Gesù. Ringrazio Gesù di avermi fatto conoscere questo gruppo. Anche Jennifer ha scritto: ringraziamo il nostro Signore di averci concesso la grazia di vivere questi momenti di una preghiera per noi. Biagio e Jennifer da San Biagio Platano. Benissimo. Patrizia, anche Patrizia da Roma, buongiorno a tutti. Scrivimi. Domani la messa di mattina Padre Giammusso la celebra. Sì? Sì. Sarà il pomeriggio, ce la processione. Buonasera. Io scrivo Jennifer. Scriviamo. Jennifer. Di San Biagio, sì. San Biagio Platano. Allora andiamo. 7. Pasqualino, dove sei? Come
Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz di Temani: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Prendete dunque 7 gioventi e 7 montoni e andate dal mio servo Giobbe e offritele in olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io, per riguardo a lui, non punirò la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Guardate quanto è importante questa ultima espressione. Io per riguardo a Giobbe non vi punirò. Possiamo applicarlo nelle nostre famiglie? Dio trattiene certe sventure perché la mamma o il papà hanno il timore di Dio. Per rispetto di papà o di mamma non ci sono certe sventure che accadono abitualmente lì dove non c'è una persona che crede. Questa è la verità, è un principio molto importante. Allora dice: andate da Giobbe, il mio servo Giobbe, e offriteli in olocausti per voi questi montoni, 7 gioventi e 7 montoni. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io per riguardo a lui non punirò la vostra stoltezza. Adesso possiamo dire così: che cosa sono questi mondoni e questi giovenghi? Sono sacrifici di allora. Si uccidevano. Per ringraziare il Signore bisogna andare dal sacerdote, far celebrare una santa messa, perché siamo protetti da certe sventure che sono accadute in famiglia. Quando c'è stato qualche sventurato che si è andato da casa, bisogna far celebrare delle sante messe, perché il Signore, riguardo al sacrificio della santa messa, noi abbiamo una protezione e anche una custodia e un perdono. Ecco perché la Sacra Scrittura è per noi e ci insegna anche questi atteggiamenti che hanno effetti straordinari nei confronti di Dio, che non è un assente, è Lui che ordina le cose e gli uomini tra di loro si aiutano oppure si sdirruvano, oppure si distruggono. L'uomo si realizza pienamente quando rispetta il suo fratello, non come Caino. Attenzione, vedete, allora vogliamo rileggere versetto 8, Alessandra? Leggi versetto 8. Quindi richiama gli amici di Giobbe, perché l'hanno condannato. La mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché ha condannato l'ultimo che ha parlato. Elifaz Teman, Bilti e sua. Prendete dunque 7 vitelli e 7 montoni e andate dal mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi affinché io, per riguardo a lui, non punisca la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Elifaz,
sono queste sono Elifas di Teman, Bildad di Suor e Sofar di Naama. Andarono e fecero come aveva detto loro il Signore, e il Signore ebbe riguardo a Giobbe, di Giobbe. Sì, ebbe riguardo a loro per Giobbe. Così è la vita spirituale, non come noi la immaginiamo. Quindi tutte le cose si aggiustano quando noi sbagliamo, abbiamo dato dei consigli strani, abbiamo offeso questo o quell'altro, il vicino di casa, e allora cosa dobbiamo fare? Chiediamo scusa, perdono alla persona, poi facciamo celebrare una Santa Messa perché il Signore abbia misericordia, perdono dell'errore che abbiamo fatto. Il Signore, attraverso il sacrificio del Cristo Gesù, che l'altare, sull'altare si sacrifica Gesù Cristo a posto dei giovenchi e anche dei tori e così via. È molto importante. La Santa Messa diventa qualcosa di grande. Diceva Padre Pio, diceva così, che la terra può continuare ad esistere senza il sole, cioè è assurdo, no? Che anziché senza la Santa Messa. E la Santa Messa, se per la terra così, la terra non è solamente un astro opaco, ma siamo noi quelli che abitiamo su questa terra. Non possiamo esistere senza il rapporto con il centro della nostra vita religiosa, la Santa Messa. Cos'è la Santa Messa? Cosa ricordiamo noi? Aspettate un po'. Aspettiamo. Noi, dunque, cosa viviamo, riviviamo la domenica? Quale avvenimento noi riviviamo di Gesù Cristo, noi cristiani, per cui quando uno non ci va, commette peccato grave? Memoriale. È il memoriale. Cioè rivivere la morte e la risurrezione di Cristo. Pace a te, Rosalba. Allora andiamo. Dio reintegra la fortuna di Giobbe. Quanti asini aveva? Quante pecore aveva? E tutte quelle cose che sono state sterminate, dato che fu fedele a lui, furono moltiplicati. Andiamo e vediamo. Il Signore ristabilì la sorte di Giobbe dopo che egli ebbe pregato per i suoi amici. Infatti il Signore raddoppiò quando Giobbe aveva posseduto tutti i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo, banchettarono con lui in casa sua, condivisero il suo dolore e lo consolarono di tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui, e ognuno gli regalò una somma di denaro e un anello d'oro. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Allora dobbiamo dire una cosa: se noi viviamo certe situazioni incresciose, dolorosissime, da strappare il cuore, non dimenticate che il Signore ci prepara delle gioie sorprendenti. Se noi lo cerchiamo, perché trovandolo veramente ogni sciagura, il Signore prepara una consolazione. Ad ogni dolore prepara anche qualche grazia, delle grazie. Incomincia ad apprezzare qualcosa di grande che tu non avevi apprezzato prima. Perché il Signore, non dimenticate questa osservazione, il Signore non vuole il male e non permette il male e non permetterebbe il male se non fosse capace di tirare da quel male il bene. E il Signore te lo fa sapere come ti vuole salvare e ti manda un angelo e ti consiglia: vai a confessarti, il Signore perdonerà i tuoi peccati
e sarai guarito dalle tue malattie e dai tuoi vizi. Signore, in tutte le maniere ti avvisa, ti avverte. E noi dobbiamo essere, così come dire, in modo opportuno avvisare, anche inopportuno. Opportuno, sono due elementi che devono caratterizzare la carità di una persona quando vede che il suo fratello è a rischio gravissimo. Opportune e timportune, non ti preoccupare se l'importunità dà fastidio all'altro, ma benedetto importunità, perché ti dice: svegliati tu che dormi, che razza, ma stai vivendo una vita così, così disperata, ma insomma, scuotiti. È un fatto di amore. È bellissimo quando uno coglie il coraggio e chiede: Padre Giamusso, preghi perché oggi voglio affrontare con coraggio certe situazioni che sono veramente spigolose, tremendi, dolorose. Ma questo, Signore, veramente ci dà la grazia di spiragli, buoni spiragli, però poi tante volte non hanno quel seguito che noi disperavamo. Però opportune e timportune, ritorniamo alla carica. Perché il bene fa bene e il male distrugge. E difatti sono inquieti, l'inquietitudine. Diamoci una calmata. Andiamo. E qui, guardate, è molto importante. Quindi banchettarono, mangiarono, bene. E così, guardate, si risolvono, quante persone sono venute qui dopo aver vinto la causa delle cause. Oppure sono venute qui quando hanno risolto altri tipi di problemi, la salute, per esempio, non so, hanno pagato i debiti, per esempio. Vengono a ringraziare il Signore e ricordiamoci sempre, o ricordare l'anniversario del matrimonio, del battesimo, eccetera. E ricordiamoci che quando uno viene a ringraziare il Signore prepara altri 10 benefici. 10 grazie, 10 benefici. Perché il Signore, questo vuole il Signore, che tu riconosci che i doni vengono da Lui, non da te. I figli non sono nostri, ci sono stati dati in gestione, che poi dobbiamo rendere conto al Signore. Cosa hai fatto di questi due doni, tre doni? Cosa hai fatto? Ti sei curato di loro? Oppure hai disperato un figlio, due figli, un figlio, due figli, tre figli, eccetera, e li lasciati così allo sbaraglio? Che fa? Ti sei baloccato con i tuoi figli, piccolini, bene, eccetera? Se è una faticaccia, altro che fa tirare fuori. Poi dobbiamo rendere conto al Signore. Dobbiamo, vediamo, il Signore benedisse il futuro di Giù. Più del suo passato, così possedente. Aspetta, capite? Guardate un po'. Benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Perché lo benedisse? Perché fu fedele al Signore. È Lui che dice: se dobbiamo amare il Signore quando le cose ci vanno bene, perché non dobbiamo benedire il Signore quando le cose ci vanno male? Signore è il Signore, Dio è Padre, è buono, sia quando noi facciamo degli errori, sia quando noi le cose le facciamo bene e loro siamo soddisfatti. Quando facciamo degli errori, il Signore ci perdona e ci consola in modo diverso. Così possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli. Allora, aspetta, 14.000 aveva 7.000 cammelli, quindi 14.000, il doppio. Tutto il doppio. 1.000 paia di buoi e 1.000 asini. Mille asini, allora quanti asini aveva? 500.
Però è bello contarle, no? Perché il Signore dice che chi lascerà il padre e la madre, il fratello e la sorella, e i figli e le figlie per amor mio, riceverà 100 volte tanto e la vita eterna. Come lascerà? Chi lascerà il marito, la moglie, i figli, i parenti, tutti per amor mio, riceverà 100 volte tanto e la vita eterna. In che senso lascerà? Che mette al primo posto Dio, quindi amerà di più sia è così. Significa, se tu lascerai, se lascerai di amare tuo marito come l'hai fatto sempre, perché ti sei innamorato di tuo marito o di tua moglie in quel modo, il Signore dice, deve lasciare di amarlo in quel modo. Lo sapete come vuole che noi amiamo i nostri mariti e le nostre mogli? Lo Spirito Santo ce lo dice. Lo volete sapere, sì o no? Allora, chi è sposato come se non lo fosse. Chi possiede come se non possedesse. Chi piange come se non piangesse. E come se gioisce come se non gioisse. Allora, significa che devi vivere il valore delle cose con intensità, tutto nella connessione con il valore che il Signore dà. Se rimanete in me, porterete molto frutto. Significa amare Dio sopra ogni cosa e possiamo amare le altre cose, allora in nome di Gesù. E noi ameremo 100 volte meglio. Pensate, andate a leggere la vita della famiglia di cosa? Di Luigi Martel e Celia. Guardate quanto è importante vedere i santi come sono comportati. Non dobbiamo essere, noi siamo possessivi. Questo è mio e guai che lo tocca. Questo è dono di Dio. Dono di Dio rispetta quel dono che ha ricevuto da Dio con l'amore con cui il Signore guarda ogni cosa con preziosità, stimando in modo assoluto, infinito, scombinato, e non solo, ma anche custodendo le cose che ti sono state date. Allora la religione non ce la dobbiamo fare noi, guardiamo quello che Lui ci dice, come dobbiamo agire. Allora, quando noi abbiamo fatto il nostro dovere, contendiamoci. Significa, metti quello che tu puoi fare, il resto ce lo mette Lui. E il Signore l'ha detto quando ha fatto constatare ai Suoi discepoli l'impossibilità di sfamare 10.000 persone e i santi hanno sfidato nella povertà anche aprendo molti istituti, accogliendo tanti handicappati, emarginati, respinti dalla società. Giuseppe Cottolengo che a Torino ha fatto proprio la casa della Divina Provvidenza. Adesso sono migliaia di ricoverati, ma prima ancora ricoverati tutti, handicappati, ubriachi, eccetera, ricoverati tutti. E quando c'era San Giuseppe Cottolengo, alla fine c'era il suo ragioniere, che quanti soldi sono rimasti?
pochi soldi, benissimo, dalle ai poveri, perché sfidava la provvidenza. Hanno fatto una bellissima statua a San Giuseppe Cottolengo e sotto hanno scritto pochi soldi e molta fede, la fede che si porta alle montagne. Come la vedova di oggi del Vangelo, sì. Che Gesù ha molto di più, ha dato di più, sì, sì, una moneta, una monetina, ha dato molto di più che altre cose. 10.000 persone e il Signore li sfida, siccome gli apostoli devono essere sbrigativi, come fa Peppino qui, no? Ogni volta che si va, vai, 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 se va il mostro che sta male, vai, via, via. È come fece d'altronde pure Padre Pio quando fece la sua grande opera. Sì, bravissimo, esatto, sì. Allora, stavo dicendo, allora 10.000 persone erano sbrigativi gli apostoli, sbrigativi, allora sì, esatto, sbrigativi, esatto, no? Allora dice no, e dice date voi da mangiare, come possiamo da mangiare? Dice, ci sono guardati tutti intontiti, storditi, ma dice l'impossibile, nemmeno 200 denari, allora c'erano denari, allora 200 denari, allora è impossibile dar da sfamare 10.000 persone, perché erano 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, quindi 10.000 più o meno, eccetera. Allora dice, ma com'è possibile? E Gesù gli dà la risposta, datemi quello che avete, sempre lo dice questo, non ce la faccio con mio marito, dammi quello che hai e vedrai che tuo marito sarà frantumato. Così. È così. Allora, oppure tantissime altre cose. Allora, quanti pani avete? Subito dopo una mezz'oretta, 5 pani e 2 pesci. Il resto ce lo mette lui. Il resto lo mette lui, lo fa lui. Ma è Lui che ha attenzione verso noi, verso di noi. Noi ci confondiamo, Lui non si confonde. Se basta avere fiducia in Lui, che rimedia tutto. Vedete come la Scrittura ci aiuta, ci induce a riflettere fino in fondo, anche risolvere le nostre piccole cose, che sono sempre grandi, perché tante volte per piccole cose noi cadiamo in pallone. Siamo sempre razionali, bravo, sì. Ora la ragione ci vuole anche la fede, ed sono le due ali che fanno volare gli uomini, risolvono i problemi. Allora salutiamo quelli che ci ascoltano, perché tutti quelli che ascoltano a mettere in pratica 40, incominciano, sono 40. Beh, però ci sono gli altri che stasera pomeriggio, sì, quando sono, anche perché lavorano, possono anche. Attenzione, purtroppo siamo in Instagram e mi sto accorgendo che molti sono impappucchiati perché visitano Instagram. No, non dico questo, noi abbiamo preso questa linea, non lo so per quale motivo, comunque, però molti vedo che macchiano il loro cuore, la loro coscienza, terribile. Quindi vedo che è un sito sporco, perché uno va a curiosare che dice chi, che con l'altro, eccetera, figure che si fanno esibizionismo inutile, vergognosi, sono vergognosi quelli che mettono in così allo specchio. Comunque è grave questo qui, mi dispiace. YouTube mi pare che non sia così, o no? Peggio. Pure? Ma che è tutto imbrattato? Io per esempio mentre faccio servizio a casa,
capito. Credevo che fosse, ci fossero canali puliti. Ci sono. Però c'è un canale dove prende le sporcizie pure. Secondo me tutti i canali. Si arrischia tutto. Il padre Giambusto, lo possiamo paragonare alla libertà che ci ha dato il Signore nostro Dio, no? Siamo liberi di scegliere bene. Discernimento, discernimento. Quindi questi programmi tu puoi scegliere bene, come puoi scegliere il male? Come questo, purtroppo. Non esistono programmi che ti dicono solo il bene o solo il male, siamo noi poi a decidere quello che dobbiamo fare. Capito io? Io non ho manco telefonina, assolutamente. No, ho sbagliato, perché ogni tanto avremo bisogno pure di comunicare con lei. Quando sarò in paradiso, allora vi farò sentire. Ciao Davide, bravo, ciao. Dovremmo mettere a ciao. Io da quello che sento dei programmi cellulari e cose lo seguo pochissimo e li uso pochissimo per lo stretto necessario che serve per essere utile. E spesso la sera dopo mangiato mi vedo qualche po' di trasmissione alla televisione e i programmi in genere che sono più addetti a noi Italia, cioè Rai 1, Rai 2. Vergognosamente io alle 9 qualche cosa, cioè sì, orari comodi, diciamo, nonni. Mia moglie dice, vediamo qualche programma, abbiamo fatto un giretto. Dice, questo dovrebbe essere bello perché il titolo, visto Rai 1, un paio di sere fa. Dice, è bellissimo, la salute, quanto è bella, la gioventù, una cosa. Mia moglie dice, vediamo un pochettino. Non appena ho visto due scene vergognose, ma proprio che facevano schifo, e fanno schifo. Ecco, io mi lamento che è un programma nazionale, per non dire internazionale. In prima serata, alle 9, io ho detto chiudiamo, io mi sono raccolto un pochettino perché stavo facendo qualche cosa. No, cambiamo. Poi è ritornata, dice, vediamo, era bello, lei però non era bello. Per me faceva schifo. Quando ho visto l'altra scena, che era sesta, anche lei ha fatto, mica schifo, dico, hai visto ora? Cambiamo. Sì, cioè, come? Sì, custodiamoci, non ci perdiamo nulla. E cambiamo, però sì. È tanto che facciano i direttori, che facciano tutte queste cose. Purtroppo hanno gli stocchi famosi, quindi mettono tutto là. Però possono fare in certi orari. Sì, sì. C'era Maria Pia che diceva anch'io ci sono con voi. Anche Maria Rotolo, Mariuccia Rotolo, bravo, che ci saluta. Bravo, e Miriam bravo, lo greco scrive senza di lei siamo persi. Non ti preoccupare. E Alfio Maria Rita, Alfio, io sì. Ringrazio Dio di avermi fatto conoscere Padre Giambusto che è un padre santo. Grazie, che affettuoso. Grazie. Alfio, sì. Allora. È vero, ieri l'ha visto la via Crucis, sì. È bellissimo perché ogni venerdì lì in Padre Pio c'è la meditazione della passione di Gesù, bello, bellissimo. E poi quanta gente che vuole delle preghiere, e lì c'è una litania che non finisce mai, mentre dice il frate Carlo, dice tutte le persone, le malattie, gli incidenti, le sofferenze, eccetera, ma uno scorrono, cioè, tutti in processione, molti vanno dinanzi alla croce, fanno la genuflessione, è bello, bello. C'erano anche i sacerdoti che facevano questa processione, cioè dire, lungo il percorso vedetelo alle 9 così, alle 9 lì a cosa lì,
alle TV Padre Pio. Alle 5:30 sì. Si è stato il Rosario. Anche qui, sì. Andiamo subito, subito, ultime cose. Ebbe anche 7 figlie e 3 figli. Alla prima mise Colomba, alla seconda Cassia, alla terza Argentea. Argentea? Argentea. 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 In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giove. Attenzione, la parola bellezza non è come la intendiamo noi. La bellezza, cioè di schiette, sincere, piene di verità, di bontà, di mitezza, di questo. Perché la vera bellezza è nella bontà, non nelle fattezze. Che fattezze c'è? Perché, come dice il nostro Pasqualino, una donna, forza? Un anello d'oro nel naso di un maiale, così è la donna bella, ma senza cervello. Cioè senza virtù è così. Che vale la bellezza senza le virtù? Arrogante, esibizionista, che si pavoneggia, che si sbraca, strano. No. Ho dimenticato di portare, comunque spero lunedì vi porterò, questo trafiletto che ho trovato nella famiglia cristiana. Io sbuccio un pochino qualche cosa, ma è un settimanale bellissimo, il più letto dell'Europa, addirittura bellissimo, molto bello, e c'era un trafiletto in una pagina molto interessante, c'era questo trafiletto dove c'è la manipolazione anche della televisione, non so, degli strumenti, dell'internet, la manipolazione, è descritta una manipolazione terribile, per cui da un'immagine, una volta hanno fatto qualche cosa, hanno messo l'immagine di un politico che lo facevano cantare, invece era un'applicazione, era una cosa strana. Capite? Ma manipolano, pensate ad una ragazzina, che cosa fanno ad una ragazzina? La spogliano nuda e poi fanno circolare. Come la fanno? Come fanno? Non lo so. Mettono un altro corpo poi possibilmente. E la testa quella della. Capite che infamia? Terribile, spudorati. Che si svergogna, poi ci sono le cause, no? Perché tu andate ad accusare gli anonimi. Maria Pia scrive che il giorno 30 giugno nel santuario di San Giovanni, nel santuario di San Giovanni Rotondo arriverà la reliquia del beato Giudice Livatino. Poi Giusi, forse di Aragona lei è. Grazie alla conoscenza di padre Giamus e la lezione divina, la mia vita è cambiata. La mia serenità ormai fa parte della mia giornata. Bellissimo. Se voi non foste su Instagram io sarei persa. Sì, sì. Instagram va bene. Le mie conoscenze le trasmetto alle mie amiche. Queste dirette le invio alle persone che hanno bisogno di stare vicine alla fede. Andiamo, l'ultimo rio sono Argentea in tutto il loro, ecco, lo splendore del, sì, belle le figlie di Giove, il loro padre si mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo Giove visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giove morì vecchio e sazio di giorni. Ecco, tutto questo indica la benedizione, perché non è che 140 anni non. Responsorio. Disse il Signore a Elifaz: tu e i tuoi amici non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Egli pregherà per voi. Per riguardo a lui non punirò la vostra stoltezza. Egli pregherà per voi.
quindi pregate per i vostri nemici, per quelli che vi hanno ferito, vi hanno ammortiato. E preghiamo anche per la nostra sorellina che ha tanto bisogno, per Diletta. E preghiamo per questa che ha bisogno di preghiere. Aiutiamola, come ha fatto Giobbe, pregando per questi tre che hanno sbagliato, preghiamo anche per questi i ragazzi disorientati, angustiati, poveretti. Sono tantissimi, tantissimi ragazzi. E se noi preghiamo anche per questi ragazzi, il Signore li aiuta e dà voglia per venire, per ascoltare. Perché quante persone, queste cose che scriveremo, scriveranno un libricino, come anche perché distribuendo il modo con cui sono stati un pochino realizzati, hanno conseguito anche la serenità, la pace interiore, dice, ma perché non lo posso fare pure io? Che dice Matilde? Meraviglioso. Allora, ha tentato di far venire il fratellino? No, però era a scuola la mattina, quindi non riesce. Allora andiamo, va bene. Che ora sono? Che fa? C'è questa possibilità? Sì. Rosalvo, vuoi leggere la seconda lettura? La leggo da qui? La seconda, sì, sì. San Tommaso, ciao! Ciao! Esposizione su Giovanni di San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa. Stavo cercando. Vediamo, ma domani vediamo cosa ci sarà. È la sorpresa, mamma mia. Sirace, è meraviglioso. La via per giungere alla vera vita. La via è Cristo e perciò dice: io sono la via, il che è pienamente giustificato. Infatti, per mezzo di Lui possiamo presentarci al Padre. E siccome questa via conduce alla meta, aggiunge: sono la verità e la vita. E così Egli è al tempo stesso via e meta. Capite che bello? Quindi la via che conduce alla vita e alla verità. E alla meta. Sì, bellissimo. Via secondo l'umanità, meta secondo la divinità. Dunque, in quanto uomo dice: io sono la via, in quanto Dio aggiunge: la verità e la vita. Con queste due parole è indicato molto bene il traguardo di questa via. Allora, senza questa via non abbiamo né la verità né la vita. Quindi si cammina nelle tenebre e nella morte, perché uno non può vivere sempre nel buio. Finisce che poi, come dire, si autodistrugge. Quindi, verità e vita. Quindi la via che conduce alla verità e alla vita. Bello, bello. Il punto d'arrivo di questa via, infatti, è la fine del desiderio umano. Ora l'uomo desidera due cose principalmente. In primo luogo, quella conoscenza della verità che è propria della sua natura. In secondo luogo, la permanenza nell'essere, proprietà questa comune a tutte le cose. E noi ci teniamo alla vita. Che vita è senza Dio, senza la verità? Ecco perché Gesù, per favore, allora seguitemi. Cioè dire, se non mi amate più, non potete essere miei discepoli, che ci insegna il modo come gestire la nostra esistenza. In Cristo? In Cristo si trova l'una e l'altra.
Egli è la via per arrivare alla conoscenza della verità, anzi, è la stessa verità. Guidami, Signore, nella verità e camminerò nella tua via. Similmente, egli è la via per giungere alla vita, anzi, egli stesso è la vita. Mi hai fatto conoscere il sentiero della vita. Che bello, che bello. E perciò... Guardate, sono riferimenti al Salmo. Sì, riferimenti al Salmo. Tutte e due, sì. E perciò ha designato la fine di questa via come verità e vita. Entrambe sono state applicate a Cristo più sopra. E siccome quella via porta al paradiso, allora uno che non intraprende la via della seguire Cristo, va a finire un altro punto, un altro posto, un altro posto. Per andare a Palermo devo prendere la strada con Caltanissetta. Caltanissetta poi scende e c'è la via che porta a Palermo e l'altra a Catania. Allora, se uno voglio andare a Palermo e prende quelle di Catania, a un certo punto sbaglia e arriva nel punto dove c'è aggira e aggira. Perde l'aereo. C'è la città di aggira. E perde l'aereo. Chi perde poi perde, sì. Perde il paradiso. Perde il paradiso. Cioè, se non devi seguire la segnaletica che ti dice la strada dove devi andare. Quando la segnaletica la sappiamo leggere, quando sì. Non la sappiamo leggere. Tante volte anche c'è il navigatore pure che tante volte non naviga bene. Mai fidarsi del navigatore. Sì, sì. Il navigatore gira sempre la stessa strada. Una sì, volta mio marito l'ha messo, ma di qua ci siamo passati e giriamo sempre. Similmente, egli è la via per giungere alla vita, anzi egli stesso è la vita. Mi hai fatto conoscere il sentiero della vita e perciò ha designato la fine di questa via come verità e vita. Entrambe sono state applicate a Cristo più sopra. Innanzitutto egli è la vita. Si dice infatti, in lui era la vita e poi egli è la verità perché era la luce degli uomini. E la luce è la verità. Se dunque cerchi per dove passare, accogli Cristo, perché egli è la via. Questa è la strada, percorretela. Dice Agostino, cammina attraverso l'uomo e giungerai a Dio. È meglio zoppicare sulla via che camminare a forte andatura fuori strada. Chi zoppica sulla strada, anche se avanza poco, si avvicina tuttavia al termine. Bello. Chi invece cammina fuori strada, quanto più velocemente corre, tanto più si allontana dalla meta. E così perde la vita. E va all'inverno, dove attraverso l'inverno. Se cerchi dove andare, segui Cristo, perché egli è la verità alla quale desideriamo arrivare. La mia bocca proclama la verità. Se cerchi dove fermarti, stai con Cristo, perché egli è la vita. Chi trova me, trova la vita e attingerà la salvezza dal Signore. Segui dunque Cristo se vuoi essere sicuro. Non potrai smarrirti, perché egli è la via. Perciò coloro che seguono lui non camminano per luoghi impraticabili, ma per la via giusta. Parimenti, non può esservi errore, perché egli è la verità e insegna tutta la verità. Dice infatti, per questo io sono nato e per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Infine, non può esservi confusione, perché egli è la vita e dà la vita. Dice infatti, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. È tutto un riprendere dei pezzi dei Salmo e delle lettere di Giovanni. Il sottolineo con te. Responsorio. Responsorio. Dice il Signore, chi segue me non cammina nelle tenebre. Io sono la vita. Signore, non sappiamo dove vai. E come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la verità e la vita. E uno cammina bene quando sa dove deve andare. Se uno non sa dove deve andare, sono quelli che si alzano al mattino, ma devo andare a lavorare, però
non avendo più motivazioni profonde per cui lavorare. Sì, lavorerà, ma senza motivazione, e lavorerà malissimo. Se invece agi codagis, se tu dici fai bene quello che stai facendo, lo fai bene perché gli altri siano soddisfatti e dire ecco, qui si lavora bene. Padre Gio, mi pare che a tutto questo, o almeno per la vita, ci vuole potere già prima di andare a lavorare, aver fatto un po' di cammino, non dico tanto. Un po' di catechismo? Di fare un po' di cammino per avere anche nel futuro questa conoscenza, questa vista sempre. Sì, sì. Perché se no, i dieci comandamenti, cosa sì, sono? Tutte queste cose. Anche tante per dire. Va bene, grazie. Ci mettiamo in piedi e cantiamo Ave Speranza Nostra. Ci andate a prendere il comune del... Comune della Madonna. Mettiti. Primi vespri. C'era la Bibbia in 1544. Ave Speranza Nostra. 1544. Ave Speranza Nostra. Ave benigna e pia. Ave piena di grazia. O Vergine Maria. Ave fulgida rosa. Prima settimana. Allora le antifone puoi farle tu, Massimo, le antifone tu fai i salmi. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi, custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami e seguirò i tuoi insegnamenti. Precedo l'aurora e arrivo al suo. Spero sulla tua parola. I miei occhi ti reggono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse. Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge. Ma tu, Signore, sei divino. Tutti i tuoi precetti sono veri.
Da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io ti precedo, ma ora, Dio, per meditare la tua parola. Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Mio forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. E il mio Dio lo voglio lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare. Dio è prode in guerra, si chiama Signore. I cani del faraone e il suo esercito li ha gettati in mare. Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare. Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama, sfodererò la spada, ti conquisterà la mia mano. Soffiassi con il tuo alito, ti coprì il mare, sprofondarono come piombo in acque profonde. Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te, maestoso in santità, Signore? Chi è come te, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? Stendessi la destra, inghiotti la terra. Guidassi con il tuo favore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con forza alla tua santa dimora. Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato. Santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regna in eterno e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Mia forza e mio canto il Signore, egli mi ha salvato. Il nemico aveva detto: guardate, non dimenticate questo. Abbiamo un nemico e ci sono degli uomini che aiutano il nemico per eccellenza che è il Satana. Molti uomini aiutano Satana molto meglio di come sappia fare lui, molti uomini. Allora, guardate che dice questo Salmo, al soffio della tua ira, il nemico aveva detto: inseguirò, si parla del popolo di Israele che era uscito dall'Egitto, il faraone si era pentito e loro ha chiamato un esercito per recuperare questo esercito di ebrei, no? Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, si rasserà la mia brama, sfodererò la spada, riconquisterà la mia mano. Questi sono i nemici di Dio, i nemici degli uomini, i nemici di Dio. Allora, al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero sugli abissi in fondo al mare. Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare, sprofondarono come piombo in acque profonde. Questo è Dio. Che difende i deboli e fragili, carissima Clelia. È lui che dice: quando dite al Padre nostro, non abbandonarci alla tentazione di scapparcene, tentazione non solamente, ma anche di cedere, non scappare, non cedere, ma liberarci dal maligno che ti vuole prendere in giro. Chi è come te? Chi è come te, Signore? Chi è la stessa domanda che ha fatto Dio a Giove. Ma chi eri tu con me quando io camminavo nel profondità delle acque?
quando anch'io creavo l'universo e danzavo, chi è come te, Signore? Chi è come te maestoso in santità? Chi è come te tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? I prodigi il Signore li compie per custodire il suo popolo. Stendesti alla destra, li inchiotti la terra. Dio della storia, Dio che fa fiorire le rose. Una giorno, così. Se non ci volete credere, vieni qui. Dillo tu però. No, dillo tu per esempio. Dillo tu che adore senti. Meraviglioso. Ogni volta quando preparo la cosa e ci sono le rose, c'è la fragranza. Se uno vuole guarire dalla bronchite, deve aspirare lo profumo delle rose, oppure della polenta piperita. Hai bisogno d'aiuto? E ti aiuto? Sì, allora senti Enzo, aiuta Clelia. Tu non ti preoccupare, però oggi fai una bistecca perché devi prendere le cose. E bisogna vedere che peso è. Vai, seguila. Bisogna vedere che peso è, esageriamo. No, fa attenzione. Scusami, la bistecca la gente perde la bistecca. Tutto il uno e due. Devi mettere la momento opportuno, non quanto sei, perché tu hai detto che digerirlo, non tornarsi. Sì. Allora, abbiamo finito? Sì. Mettilo lì. Dove lo devi mettere? Dove c'è il crocifisso? Altrimenti dove faccio la colazione in fondo? No. Mettilo dove faccio la colazione in fondo. Va bene, andiamo. Capite allora? Lo fai entrare a questo popolo e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per la tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Bellissimo. Il Signore regna. In eterno è per sempre, c'è poco da fare. Sono quelli che vivono come se lui non esistesse. Ed è, camminano da svambiti, disorientati, senza meta, senza motivazione, senza niente. Poveretti, dobbiamo pregare per loro. Dobbiamo dare anche dei buoni consigli. Questo salmo mi ha tanto colpito, questo è un cantico dell'Esodo, mi ha tanto colpito perché l'ha commentato Don Luigi Giussani. Eravamo 500 sacerdoti e lui prese questo salmo e detto: ecco colui che noi serviamo, colui che guida la storia, Dio della storia, non è un Dio della fantasia, dei racconti da favola, assolutamente. Dio concreto che ha come dire, seguito le orme delle sue creature. E non si può scherzare con il Signore. Bellissimo. Vi devo dire, mi ha sostenuto sempre pensando alla sua forza, al suo vigore, alla sua grandezza. Vediamo, forza. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Forte e fedele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore, popoli tutti.
cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso del Regno Eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Mio bene nella terra dei vivi, sei tu il mio rifugio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra della morte. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Misericordia ai nostri